Giovedì 26 giugno 2014, grande successo all'Auditorium Testori a Palazzo Lombardia per il workshop organizzato da Action Group dal titolo Involucro Edilizio. L'ascensore elettrico è come se fosse una bilancia a piatti, dove da un lato abbiamo il contrapeso e dall'altro la cabina. Il contrapeso è progettato per bilanciare la cabina più la sua metà del carico nominale. In tutte le altre condizioni, quindi normalmente in tutte le condizioni di utilizzo, c'è sbilanciamento tra contrapeso e cabina nel loro peso. Nel momento in cui è la gravità quindi a muovere l'ascensore, faccio un esempio, se la cabina è piena e viene chiamata verso il basso, il motore è costretto a frenarla per non farla andare troppo veloce, viceversa una cabina vuota chiamata in salita viene tirata dal contrapeso e ancora il motore frena. Noi abbiamo fatto in modo che il motore, anziché dissipare l'energia in calore, lo restituisca alla rete sotto forma di energia fruibile. Questo è generare energia per mezzo della gravità. Abbiamo sfruttato un principio di Newton per recuperare energia e rendere quindi i nostri ascensori estremamente validi da un punto di vista energetico. Ci sono risparmi del 70% rispetto agli ascensori idraulici tradizionali e del 50% rispetto ad ascensori elettrici privi di questa tecnologia. E la piazza di Milano è forse la piazza più importante d'Italia. In questo momento c'è anche tutto il discorso dell'Expo, dove peraltro Otis è già fornitore, già fornirà una grossa commessa di ascensori per quanto riguarda i servizi dell'Expo, e quindi per noi è estremamente importante esserci. È importante esserci perché l'Expo rappresenterà anche per le aziende la possibilità di mostrare il progresso di tutto quello che stanno facendo, e noi come Otis stiamo investendo tantissimo per quanto riguarda il risparmio energetico e il progresso dal punto di vista appunto dell'ecosostenibilità.